Noi vogliamo sapere da che cosa noi dobbiamo guarire, quali sono i nostri guai, qual è l'origine delle nostre malattie, dei nostri comportamenti, qual è il meccanismo che avviene in noi. La seconda parte è l'immagine pedagogica che noi proponiamo e in cui ognuno di noi deve calarsi. La terza parte è la preghiera che noi facciamo e che tutti insieme noi dobbiamo fare perché l'amore di Dio risanante scende dentro di noi. E allora queste tre parti. E cominciamo con la prima parte. Prego di non toccare, perché silenzio, ancora non è ora. Silenzio assoluto. Il testo in epigrafe è "Non ricordate più le cose passate". Ne sono nate delle nuove. Non vedete? Proprio ore germogliano. Che cosa significa le cose passate? Che cosa significano le cose nuove? Non ricordate più le cose passate. Qui non si tratta di guarire dai ricordi come fatti oggettivi, ma dai ricordi come fatti soggettivi, cioè da come tu hai vissuto quel fatto. Per cui la guarigione è la guarigione dalla reazione che tu hai immagazzinato dentro di te per quei fatti avvenuti, ossia i ricordi soggettivi, non oggettivi, sia i ricordi dei peccati tuoi, sia i ricordi dei peccati degli altri che hanno creato in te delle reazioni che tu hai sepolto nell'inconscio perché ti facevano male, ma che da quelle profondità esercitano il loro influsso nel presente e creano in te scontrosità, impulsi, stati di angoscia e tutte quelle turbamenti interiori che tu attribuisci agli altri, ma di cui in realtà l'artefice sei tu. Le cose nuove quali sono? È l'ingresso dello Spirito di Dio dentro di te. Questo Spirito di Dio ti mette nella luce, in un bagno di luce. E Dio ti svela quello che ti fa male e ti dà il senso di quello che ti fa male. Ma ti svela nel medesimo tempo la tua identità profonda e ti comunica la medicina, l'amore di Dio. Ossia ti consente, se tu sei in preghiera, se tu ti incontri con Cristo, di metterti sotto lo sguardo di Cristo, il quale penetra in te, ti rivela la novità che tu non conosci, e col suo amore ti guarisce.
non ricordate più le cose antiche. Prima sezione, non ricordare più i tuoi peccati. Soprattutto quello che il peccato ha lasciato in te, quello che ti fa male, l'effetto del peccato, le reazioni del peccato, che tuttora sono operanti in te, creano senso di indegnità, di colpevolezza, di scontrosità nei riguardi di Dio, di non accettazione, di non fede. Esemplifichiamo. Una donna ha fatto degli aborti. Ricorda questi aborti. Ma ha vissuto malamente questi aborti. Adesso è traumatizzata. Si colpevolizza. Non riconosce alle volte tutta la sua colpevolezza. Si sente vittima dell'ambiente, vittima del marito, vittima dell'opinione altrui. Per cui da una parte c'è il rimorso vivo dell'aborto operato, del male operato, che si traduce in disagio spirituale, in disagio psichico e in disagio anche fisico, con ripercussioni somatiche. Tu ammetti la tua colpevolezza, ma non tutta. Colpa del marito, colpa della società, colpa degli altri. Non accetti completamente di essere colpevole. Non vuoi prendere su di te tutta la responsabilità di quell'atto che hai fatto. E intanto il trauma è rimasto dentro di te, ma c'è la ribellione dentro di te per quel trauma che porti. E tu ti senti male. Ti senti male nelle tre sfere. La tua vita è dura. Tu sei malata. Tu sei ferita nel ricordo degli aborti che hai fatto. E così si dica di altri peccati propri. Ma c'è una seconda categoria di ricordi. Quelli che sono sepolti dentro di te, nel tuo inconscio, che tu hai rimosso perché ti facevano male. E semplifichiamo. Tu eri bambino, tua madre non si è curata di te, si è caduta per terra, piangevi. Tua madre ha continuato a parlare con tuo padre. Hai accusato, registrato questo atto di non amore. La madre in verità stava venendo, ma fu un momentino in ritardo, non corse subito, ma tu già hai bollato tua madre. Hai registrato nella griglia dei tuoi ricordi una madre cattiva, una madre che non ama. Poi ha ricordato qualche altra cosa che tua madre ti ha fatto. E allora ecco il processo di generalizzazione. Cioè, una volta mia madre ha mancato una seconda volta, dunque mia madre è cattiva. Questo è il giudizio inappellabile. Mia madre è cattiva. Io sono vittima di mia madre. Sono non accettato da mia madre. Io sono perseguitato da mia madre.
Seconda fase è la selezione. Per confermarmi in questo giudizio, io scelgo nei miei ricordi, nella vita di mia madre e mia nell'infanzia, tutti quei fatti in cui io ravviso che mia madre non mi ha trattato bene, mia madre è stata cattiva con me, per confermarmi in quel giudizio. Per cui nella griglia del mio ragionamento viene fissata quest'idea: mia madre è cattiva. Tutto viene registrato come cattiveria di mia madre nei miei riguardi. Ultima fase, la distorsione. Ecco, io ricordo tante cose buone di mia madre, di mio padre, dei miei fratelli, delle mie sorelle, ma quel giudizio è sempre inappellabile. E allora io storpio le cose buone, le manifestazioni di amore, di cure che mio padre, mia madre ha avuto con me, le storpio e vi vede il lato cattivo. Il perché? Sì, mia madre ha fatto, però l'ha fatto per questo. Mia madre è cattiva. Attraverso queste tre fasi di generalizzazione, selezione e storpiamento, distorsione, io mi formo un'immagine. Immagine di un'immagine. Così io ho un bagaglio dentro di me di ricordi penosi, cioè di fatti vissuti male da me, vissuti come non amore, come tracotanza, come cattiveria. C'ho questo bagaglio. Questo bagaglio mi fa male. E allora lo rimuovo. E tutto ricade nel mio inconscio. Però lì, quei ricordi sono operanti. Io cerco di dimenticare. Però essi sono operanti. E genera in me scontrosità, astio, ripulsa, fastidio, ottusità, fuga dall'ambiente, claustrofobia, oppure diverse fobie, così esercitano questi ricordi, ognuno il proprio veleno, che intorbidano la mia vita, e io sono malato. Sento le conseguenze, ma non conosco il perché sono così. Sono collerico, abulico, astroso, concupiscente, aggressivo. Però non voglio ammettere che la colpa è mia, la colpa è di altre. È difficile ammettere la propria colpa. Tu non pensi che puoi essere colpevole perché hai dentro di te il peccato originale, il peccato familiare, il peccato ereditario, che ha creato in te delle attitudini a censurare gli altri e a scolpevolizzare te stesso. Non vuoi ammettere che sei cattivo, peccatore, ma sono gli altri peccatori cattivi. E allora tu hai gli effetti del male ricevuto, non ne conosci la causa, o ne intravede così la causa, però registri queste malattie interiori. E allora abbiamo il cumulo di ricordi coscienti e gli effetti di ricordi di cui non hai conoscenza chiara. Però ne patisci gli effetti. Sei malato per peccati tuoi, per peccati degli altri. E allora ecco, ti presenti al Signore, come qui,
è una preghiera di guarigione. Vuoi guarire dai traumi, di peccati coscienti, vuoi guarire dagli affetti, di traumi subiti, di ricordi che sono dentro di te, di cui hai un certo ballume di conoscenza, ma che non hai la piena conoscenza, non vedi il nesso tra quei ricordi vissuti da te soggettivamente e gli effetti che questi ricordi producono tuttora in te. E allora ecco la seconda parte. Non te ne accorgi che sono nate cose nuove? Le cose nuove debbono nascere, nascono. E questo avviene con lo svelamento dei ricordi. È lo Spirito Santo che scende dentro di te. Svela i tuoi ricordi. Svela i tuoi peccati. E ti rende cosciente, ecco, la prima azione che fa lo Spirito. Ti rende cosciente che la colpa è tua. Sì, ci sono gli altri che sono stato occasione, però è il tuo essere peccato, il tuo essere sauciato dal peccato, il tuo essere peccato perché porti tutta l'eredità familiare che ti mette in condizione di subire e di vivere i tuoi drammi, le tue malattie. Finché tu non accetti nella luce dello Spirito che ti svela che tu sei peccatore, che tu sei colpevole, perché potevi fare un'altra scelta, potevi reagire in un'altra maniera e non hai reagito in quella maniera corretta, ma hai reagito male, allora non siamo ancora nella via della guarigione. Però lo Spirito Santo ti illumina e dice: questo tu sei. Tu devi accettare di essere quello che sei, peccatore, peccatrice. Anche che gli altri hanno collaborato, anche che gli altri hanno la colpa, però è stata la tua attitudine a peccare che ti ha indotto in questa malattia, in questo trauma. Ossia che quella malattia, sì, è stata occasionata anche dagli altri, dall'ambiente, ma in fondo, è una malattia contratta da te, in Egitto, la terra del peccato. È il frutto del tuo essere peccatore, peccatrice. Però lo Spirito Santo ti svela un'altra grande verità. La grande verità è che tu non sei quel peccato, che tu non sei il peccatore o la peccatrice. Tu sei figlio di Dio. Ti rivela la tua identità, il tuo vero ego, il tuo io. Tu sei nato da Dio, tu sei figlio di Dio, tu non sei peccatore, sei diventato peccatore, ma non sei peccatore. Tu sei figlio di Dio che non pecchi, non puoi peccare, perché sei nato da Dio. Sei un figlio di Dio che Dio ama. Tu non ti identifichi più col tuo peccato, pur essendo peccatore. Tu sei buono. Tu sei santo, tu sei il figlio di Dio, però hai il peccato, che non è germinato da te dal tuo profondo, ma dalla condizione in cui ti trovi, dalla condizione di peccato in cui sei incappato per colpa di Adamo, per colpa dei tuoi genitori, per colpa dell'ambiente, ma il tuo peccato non procede dal tuo io. E allora lo Spirito Santo compie questa operazione. Ti dissocia, ti svela e ti dissocia. Cioè compie questa operazione.
dissocia te dal tuo peccato, cioè dissocia, come dicono i psicologi, l'io dal me, l'io dal me. L'io è buono, è santo, il me è tutta la peccaminosità, tutto il male che tu porti. E ecco allora che Dio ti mette sotto la sua luce e ti fa vedere questa doppia verità. Ma Dio interviene con il suo amore, ti dissocia, cancella il tuo peccato e ti fa prendere coscienza del suo amore che ti guarisce. Dio ti fa vedere tutta la tua vita come la storia sua, nei tuoi riguardi. Tutto è avvenuto perché Dio ha disposto così, ma Dio ti ha amato fin dall'inizio. L'amore di Dio ti ha portato avanti, non ti ha lasciato un minuto della tua vita, perché l'amore di Dio persevera sempre, ti ha amato di amore eterno, per questo ti sono venuto incontro. Tu sperimenti allora l'amore costante di Dio, non c'è un minuto in cui Dio non ti è stato presente, non ti ha amato. Tu sei figlio prediletto di Dio, tu non sei l'anatroccolo, come ti vedi, ma sei il cigno di Dio. Ti credi anatroccolo, con tutte le tue miserie, ma in fondo sei il cigno, sei il figlio di Dio, bello. E Dio ti vuole separare dal tuo peccato, o meglio dalle tue infermità, per risanarti. Renditi cosciente che sei il figlio del Padre e che il Padre ti accompagna nella vita. E allora l'importante è mettersi in preghiera, creare il contatto con Dio. Possibilmente 24 ore su 24 ore bisogna essere in preghiera, atteggiamento di preghiera, per favorire l'incontro con Dio risanante e saper cogliere lo sguardo di Dio, è il punto focale, lo sguardo di Dio. Lo sguardo di Dio nelle scritture, c'è tutta una conversazione che potremmo fare di due ore, lo sguardo di Dio, lo sguardo di Gesù. Qualche volta parleremo dello sguardo di Dio, che si posa sugli umili, sui poveri, che ha pietà di tutti, che guarda sempre con amore, ma lo sguardo di Gesù. Pensate a tutti i testi del Vangelo, dove Gesù guarda, guardò Pietro, guardò la Maddalena, guarda gli apostoli, guarda le folle. Questo sguardo è penetrante, mette a nudo la realtà, ma il suo sguardo è sguardo di amore. Guardò Pietro, svelò a Pietro il suo peccato, ma in miseramore, e Pietro piange ed è guarito. Guardò la Maddalena, svela alla Maddalena tutto il suo peccato, la Maddalena piange, si scioglie ed emerge nuova, guarita, perché lo sguardo di amore. Ecco allora che questa mattina noi ci mettiamo sotto lo sguardo di Gesù. Egli penetra in noi. Nella sua luce noi vedremo tutti i nostri mali. Nella luce di Dio emergeranno a poco, se stiamo attenti, tutti i ricordi passati. Quelli sepolti nel nostro inconscio, che salgono nel subconscio, che salgono nella parte cosciente, e Dio sorride con te. Ecco perché sei scontroso. Ecco perché sei così. Hai vissuto male quel fatto. Hai vissuto male quell'incontro. Ma io ero con te. Io ti amavo. E col ricordo che emerge, si dissolve la malattia che è effetto di quel ricordo. Sepolto.
oppure Dio ti fa vedere dei ricordi che tu hai chiari e non sepolti, che sei una povera peccatrice, perché non hai colto l'amore di Dio, non hai confidato in Lui, e per questo che hai peccato. Ma adesso che l'amore di Dio ti raggiunge e tu provi l'amore di Dio, quel trauma, quel ricordo non è più penoso. Tu lo vivi come misericordia di Dio che ti risana. Al posto del bubone tu troverai una perla. E se hai tanti buboni nel tuo corpo, vedrai tante perle innestate, per cui sei carico di perle, di pietre preziose, segno dell'amore di Dio che ti ha guarito. Ecco allora questa prima parte, per spiegare il paradigma della guarigione e gli schematismi di difesa che noi possiamo avere, perché noi ci difendiamo dalla colpa, ci crediamo sempre vittima, non vogliamo accettare di essere peccatori e colpevoli, eppure potevamo vivere diversamente quel fatto, potevamo reagire diversamente, ma non abbiamo reagito diversamente, e questo non lo vogliamo accettare, ma lo Spirito del Signore ce lo fa accettare, e una volta che noi accettiamo di essere peccatori, di essere peccatrici, di aver vissuto male, Dio ci guarisce dalla reazione dei ricordi, non tanto dei ricordi, ma dalle reazioni non buone, di cui ossia le reazioni dei ricordi che sono all'origine dei nostri mali presenti e delle nostre malattie. Seconda parte. La seconda parte è l'immagine pedagogica a cui noi leghiamo la guarigione. Terza parte, faremo la preghiera di guarigione. Un'immagine pedagogica la prendiamo sempre dalle scritture, in modo che noi possiamo calarci in questa immagine, in questo episodio, e rivederci in questo episodio. Nella luce di Dio, ognuno di noi può rivedersi in questa immagine e vedere come Dio ha agito in quell'episodio e come Dio agisce anche in te, nella preghiera, in cui rivediamo quell'episodio che viene così personalizzato. L'immagine pedagogica che scegliamo è al capitolo 21 del Genesi. Ora dovete stare molto attenti ai particolari, perché ogni particolare ha il suo rilievo e ogni particolare dovrà rivivere dentro di voi nel processo di guarigione. No. Tutti l'ascolto. Chiudete tutte le scritture. Qui è l'ascolto della parola di Dio che deve penetrare. E per via di ascolto che prende nel cuore la parola, non si legge, si ascolta e si riceve nel cuore. Genesi 21. Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco, il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Il bambino crebbe e fu svezzato, e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato. Prego di fissare ogni parola, ogni particolare, perché tutto si riscontrerà nella nostra vita.
Ma Sara vide che il figlio di Agar, l'egiziana, quello che essa aveva partorito da Abramo, scherzava con il figlio Isacco. Disse allora ad Abramo: scaccia questa schiava e il suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede col mio figlio Isacco. La cosa dispiacque molto, molto ad Abramo, per riguardo a suo figlio. Ma Dio, disse ad Abramo, non ti dispiace questo per il fanciullo e la sua schiava. Ascolta la parola di Sara in quanto ti dice. Ascolta la sua voce, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una grande stirpe. Però io farò anche al figlio di Agar una grande cosa. Diventerà padre di una grande nazione. E Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un odre di acqua e li diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle. Le consegnò il fanciullo e la mandò via. Essa se ne andò, ma si smarrì nel deserto di Bersabea, e tutta l'acqua dell'odre venne a mancare. Allora essa depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte alla distanza di un tiro d'arco. Attenti al tiro d'arco. È la distanza che separa Agar dal figlio. Diceva: non voglio vedere morire il fanciullo. Quando essa si fu seduta di fronte, il fanciullo alzò la voce e pianse. Vedremo questo alzare gli occhi, la fronte, alzare la voce e piangere. Questo bambino, solo, abbandonato dal padre, dalla madre, solo. Ma Dio udì la voce del fanciullo. Udì la voce del fanciullo e mandò un angelo, il quale chiamò Agar dal cielo e le disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo. Non dice la tua preghiera. Ha udito la voce del fanciullo. Là dove si trova, a un tiro d'arco. Alzati. Prendi il fanciullo e tienilo per mano. Agar si alza, prende il fanciullo, lo tiene per mano ed essa apre gli occhi. Quando prende il fanciullo in mano e vede un pozzo di acqua, allora andò a riempire l'odre
e fece bere il fanciullo. E Dio fu con il fanciullo, che crebbe, e abitò nel deserto, e divenne tiratore d'arco. Attenta a questo arco. Egli abitò nel deserto di Paran, e sua madre gli prese per moglie un'egiziana. Rileggiamo adesso l'episodio, una prima lettura dell'episodio e una seconda lettura. Una prima lettura. Tutti notiamo alla prima lettura la cattiveria di Sara. Come? Tu chiedi ad Abramo di cacciare il fanciullo, di cacciare la madre del fanciullo, di mandarla via nel deserto. Quanta cattiveria in Sara. Ma quante debolezze d'Abramo, che è dispiaciuto, molto, ma cede alla voce di Sara e anche lui indurisce il cuore verso il fanciullo Ismaele. Non vuole cacciare, ma Dio interviene. Dio interviene. E guardate un po', dà ragione a Sara e torto ad Abramo, che è dispiaciuto. Una cosa strana. Sara ha torto e Dio dà ragione a Sara. Abramo ha torto nel dispiacersi davanti a Dio. Dio dà torto ad Abramo, che si dispiace. E lo invita ad eseguire la voce di Sara, a mettere da parte il suo dispiacere e a dare luogo a quanto Sara chiede. Perché dietro Sara c'è un disegno di Dio, che né Sara né Abramo conosce. Dio farà due grandi nazioni. Una nazione, quella benedetta degli israeliti, ma un'altra nazione, grande, gli ismaeliti. C'è un disegno di Dio, che né a Sara comprende, né Abramo comprende, ma che Dio vuole attuare. Proseguiamo. Com'è penoso guardare questo gesto di Abramo, carica sulle spalle della donna, Agar, il pane e un odre di acqua, e caccia via dalla casa sua moglie Agar, suo figlio Ismaele, quando ci voleva accompagnarla, metterli in condizione di vivere, portare l'otro con l'asino, collocarlo in un luogo, provvedere al fanciullo, provvedere alla madre. Era un obbligo che natura voleva, che chiunque, qualunque padre avrebbe sentito dentro il suo cuore. Come si caccia una donna? Caricandola con un pane o con diversi pani e con un otro d'acqua, arrangiati. È la caccia del deserto di Bersabea, in un luogo dove Agar si sperdette, perché non conosceva la via. Ma Dio aveva un disegno. Abramo fece male, ma Dio aveva un disegno.
nel deserto di Bersabea viene a mancare l'acqua. È deserto. E Agar è afflitta. Quali sentimenti nel cuore di Agar? Sentimenti di avversione per Sara, di avversione per Abramo, avversione per Isacco, e pianto, pianto nel suo cuore. Non vuole vedere morire il fanciullo davanti ai suoi occhi, povera madre. Ma in cielo c'è un Dio che sente, un Dio che vede. Dio vede la disperazione di Sara, di Agar, ma ascolta soltanto la voce del fanciullo. Quando il fanciullo piange e volge gli occhi in alto, Dio ascolta il pianto del fanciullo e manda l'angelo. Dice a Sara, prendi il fanciullo per mano, non lasciare il fanciullo. Prenditi cura del fanciullo. Agar non vuole vedere morire il figlio, ma Dio dice no, non stare a un tiro d'arco a questa distanza dal fanciullo. Devi metterti vicino al fanciullo, tienilo per mano, dammi cura di lui. Ma sta morendo, non posso vedere morire mio figlio. No, devi tenere per mano tuo figlio morente. Abbi fede. Io ho ascoltato il grido di Ismaele. E si volge e vede un pozzo d'acqua. È la salvezza. L'acqua è la salvezza del deserto. Attinge l'acqua. Dà da bere al fanciullo. Tutto è risolto. Dio interviene. E il fanciullo cresce. Diventa un giovane bello, aiutante. Tiratore d'arco. Tiratore d'arco. Accanto a David noi troviamo i tiratori d'arco. Scelti. Anche David è un tiratore d'arco. Chi è un bravo tiratore d'arco colpisce. Ismaele aveva colpito il cuore di Dio. E Dio ne fa un tiratore d'arco nel deserto. Gli assicura una posterità. Diventa padre di un grande popolo. Diventa guerriero, tiratore d'arco. Quanti particolari. Quante letture diverse possiamo fare del testo. Ma emerge l'agire umano e l'agire divino. L'agire umano da condannare. Da condannare Sara, condannare Abramo, condannare in certa maniera Agar che lascia il figlio. L'unico che si salva è la vittima, Ismaele, il quale muore. Nel deserto, ma Dio provvede, Dio provvede, fa trovare l'acqua e tutto è risolto con l'acqua sua. Adesso, nella luce dello Spirito, ecco la terza parte, l'immagine pedagogica deve essere rivissuta da noi. Nel silenzio più assoluto dovete immergervi in questa immagine, rivedervi in Ismaele, rivedere Abramo, vostro padre, Sara, vostra madre, Isacco, vostro fratello, vostra sorella, l'ambiente familiare, bello, ricco, ma poi squallido, il deserto. La penuria d'acqua, la penuria di pane, la sofferenza. Ma vedere l'intervento di Dio. Dio interviene. C'è tutto un disegno di Dio. Dio vuole fare di Ismaele una grande nazione.
vuole fare di Israele, di Ismaele, un tiratore d'arco, un guerriere scelto. Dio ha un progetto su Ismaele, ma attraverso vie umane contorte conduce Ismaele. Dio ama Ismaele. Così anche Dio ha amato te. Ti ha amato di amore eterno. Ti ho commissionato a tuo padre e tua madre. Essi hanno eseguito un mio disegno. Sei stato cacciato da casa. Tuo padre si è disinteressato di te. Tua madre non ti ha voluto. La madre dove tu abitavi, la padrona di casa, che pure doveva prendersi cura di Agar, che era sua schiava. Tu scherzavi con Isacco, ma fosti diviso da Isacco, dalla casa paterna. Sei figlio della schiava, sei andato lontano. Quanto hai sofferto nel deserto di Paran, nel deserto di Bersabea. Ad un momento anche Agar ti è venuta meno. Sei rimasto solo, solo, solo. Hai sentito la tua solitudine. Ma Dio vegliava sopra di te e gli ha dato l'acqua, ha risolto la tua vita. Adesso un momento, un canto leggero e poi un momento di silenzio per consentire alla luce di Dio e alla voce di Dio di scendere dentro di te. Poi faremo la preghiera, cioè io pregherò e voi pregherete con me. Un canto che ci introduca alla terza parte, la preghiera di guarigione dai traumi, la preghiera di guarigione dai ricordi nascosti. Gesù ti viene incontro, visualizza Gesù, ti viene incontro. Egli che si era nascosto ai tuoi occhi, colui che tu non vedevi, ecco, si rende visibile, presente, ma sempre è stato presente a te. Riconosci Gesù, lasciati incontrare da Lui, e Lui la salvezza, l'angelo inviato dal Signore ad Agar, è Lui che ti mostra il pozzo. Hai trovato l'acqua, l'acqua della salvezza. Lava, figlio mio, nell'acqua, il tuo corpo esausto, le tue ferite, le tue brutture nel deserto. Fai il bagno nell'acqua, nella mia acqua, è un'acqua che risana quella mia, è l'acqua del mio pozzo, è l'acqua che disseta la tua lunga sete, è l'acqua che rischiara la tua vista. È l'acqua della vita. Lavati, figlio mio, nella mia acqua. Dissediti, figlio mio, nella mia acqua. Ritorna a vita, figlio mio, nella mia acqua.
ti ho amato di amore eterno, per questo ti vengo incontro, ho avuto pietà di te. Sei scampata la spada, sei qui davanti a me, io sono Gesù, tuo fratello, tuo salvatore, tuo Dio. Signore, il tuo sguardo è su di me, mi sta penetrando nel cuore, è uno sguardo di luce, uno sguardo di amore. Tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seguo e quando mi alzo. Tu penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie, alle spalle e di fronte mi circondi, e poni su di me la tua mano, stupenda la tua mano, che mi salva. È troppo bella ed è troppo alta, tanto che io non lo comprendo, ma il tuo sguardo è su di me, la tua mano è su di me. Adesso, Signore, la notte è chiara come il giorno, le mie tenebre sono nella tua luce, perché le tenebre per te sono come luce. Sei tu che mi hai creato nell'intimo di mia madre, tu hai creato le mie viscere, mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io sono bello ai tuoi occhi, mi hai fatto bello, meraviglioso. Io non sono quello che credo, io sono tuo figlio, porto le tue immagini, la somiglianza di tuo padre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupendo ai tuoi occhi. Tu mi conosci fino in fondo e sai chi sono. Grazie, Signore Gesù, perché mi fai conoscere la mia vera identità. Sono tuo figlio. Sono tuo fratello, il Padre mi ha creato, mi ha commissionato ai miei genitori, mi ha collocato nella mia famiglia, ma dietro c'eri sempre tu, Gesù, che mi guardavi, che gioivi di me
Gli uomini si sono divertiti con me, ma tu vegliavi su di me, tu avevi un progetto. E adesso, Signore, questo progetto tu lo riprendi in mano. Mi hanno colpito nella casa di mio padre, di mia madre. Mi hanno fatto delle lividure. Dove ho ricevuto queste ferite? Nella casa dei miei fratelli, nella casa dei miei amici. Ma tu eri con me, tu osservavi tutto. E questi tuoi peccati, la tua vecchia natura, quella macchiata da Adamo, quelle macchiate dei tuoi avi, ti ha indotti in queste colpe, ma tu sei mio. Io ti dissocio, ti distacco, ti separo dal tuo peccato, ti separo dalla tua infermità, io ti separo dei tuoi ricordi, e con essi ti affascino i ricordi dentro di te, i ricordi penosi, quelli che hai vissuto male, che ti hanno causato queste malattie, la tua aggressività, la tua concupiscenza, i tuoi istinti, le tue debolezze, i tuoi complessi. Ma tu non eri così, non sei così nel fondo. E io ti separo dai tuoi complessi, ti separo dalla tua aggressività, ti separo dalla tua concupiscenza. Ti separa delle tue tendenze, ti separa delle tue debolezze, perché io sono il Signore che guarisco tutte le tue malattie. Io ti sollevo dalla fossa, ecco io rinnovo la tua giovinezza. Tu sei mio figlio, ecco mio padre. Ti presento mio padre, è il padre mio. Che ho fatto padre tuo. Egli ti dice, ti ho amato di amore eterno e ti conserva ancora pietà. Ecco il Padre Dio, soffiamo lo spirito dentro di te. Ossa aride, rivivete. Io ti cavo fuori dal tuo sepolcro. Tu sei un vivente. Per il mio spirito, ecco ricompagino le tue ossa, metto dentro di te il mio spirito, sei un essere vivo, bello, un prodigio davanti ai miei occhi, io ti risano, figlio mio, figlia mia, dimentica la casa di tuo padre e di tua madre, dove hai avuto queste ferite. Dimentica il tuo passato, dimentica i tuoi peccati, non sono tuoi. E anche se sono germinati in te, io l'ho preso su di me. Ho preso su di me il tuo peccato, i tuoi peccati. E ti trasmetto la mia giustizia, la mia santità, le mie tue malattie. Li ho prese su di me e ti ho data la mia guarigione. Ecco una potenza arcana esce da me e ti guarisce. Io sono il Signore che ti guarisco. Io sono il Signore che ti guarisco.